Una grande amarezza e una grande delusione perché il Consiglio Comunale, che nel 1994 aveva anticipato i tempi su una presenza, su una garanzia di presenza delle donne negli organismi di nomina del sindaco, oggi questa garanzia l'ha eliminata in nome di un principio di parità democratica molto generico. Ci spiace che il sindaco abbia eliminato un diritto sancito dalla Costituzione. Oggi le donne sono scarsamente rappresentate ovunque, tanto è vero che la ministra Fornero, ma anche l'Europa, stanno proprio introducendo quelle quote che il sindaco di Treviglio ha abolito, perché non è possibile che nelle società partecipate italiane ci sia il 4-5% di presenza femminile. Il Consiglio Comunale stasera ha approvato una modifica allo statuto che si inserisce all'interno di un quadro complessivo di modifiche. Il punto più discusso è stato quello dell'ottavo comma del primo articolo, che è relativo alla questione delle pari opportunità. A noi sembrava che la formulazione nuova potesse essere più di garanzia rispetto al fatto che al momento invece lo statuto prevedeva una riserva di un terzo per ciascuno dei due generi, comunque derogabile. Il nuovo principio non prevede delle quote numeriche, nessuno deve sentirsi protetto come se fosse dei panda, ma dall'altra parte prevede un principio di democrazia paritaria. Io chiedo a tutta la cittadinanza di Treviglio di valutare questa amministrazione sugli atti concreti che verranno messi in essere. Il primo che abbiamo fatto per quanto riguarda il discorso delle nomine è stata la nomina del Consiglio di Amministrazione di IGEA. Due dei componenti sono donne, uno è uomo. Mi pare che abbiamo già dimostrato che questa è la nostra sensibilità nei confronti delle pari opportunità.